Da tutti noi di Pavia 1 TV, Itinerari News e Agenzia Creativamente, buone feste! Scatta il 24 dicembre il lockdown di Natale. Tutta Italia entra in zona rossa fino a domenica 27. Oggi lunghe code e corsa agli acquisti natalizi nei negozi al dettaglio che domani resteranno chiusi, come previsto dal decreto. Saranno aperti solo supermercati, alimentari e farmacie. Gli ultimi dati del Ministero della Salute indicano che in Italia è stata superata la soglia delle 70.000 vittime da inizio pandemia, compresi 533 morti nelle ultime 24 ore. A fronte di 175.364 persone testate, i nuovi positivi oggi sono 14.522. Il tasso di positività è sostanzialmente stabile e si assesta sull'8,2%. Continuano a diminuire in Lombardia i ricoverati in terapia intensiva, meno 4, sono 536 in totale, e anche negli altri reparti, meno 47, per un totale di 4.243. Con 32.926 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi, con il tasso di positività in calo al 6,5%, i decessi 98. Un caso della cosiddetta variante inglese di Covid-19 è stato rilevato a Loreto. Si tratta di una persona che non ha avuto collegamenti diretti con la Gran Bretagna. Intanto il Premier Conte annuncia porta a porta a gennaio misure mirate, ma se ci sarà un'impennata tornerà la zona rossa. E dal 7 gennaio dobbiamo ripristinare la didattica in presenza almeno al 50%. Non ci saranno corsie preferenziali, arriverà il turno per tutti gli italiani che vorranno vaccinarsi, afferma il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri in conferenza stampa. Tutti sapranno per tempo dove andare a farsi il vaccino e quando. Sono in arrivo 9.750 dosi per Natale, altre 450.000 dosi dal 28 di dicembre. Chi è stato infettato da Covid-19 ha una memoria immunitaria che lo protegge dalla reinfezione per almeno 8 mesi. Questa è la notizia che arriva da uno studio australiano. La nuova ricerca e i risultati che ne derivano sono importanti anche perché rafforzano la probabilità che i vaccini contro il virus di imminente arrivo in Europa e quindi in Italia funzionino per lunghi periodi. La nuova variante di Covid individuata in Gran Bretagna sembra essere più facilmente trasmissibile da giovani e bambini, ma ulteriori ricerche sono ancora in corso, spiega l'inviato speciale dell'OMS per la pandemia, David Navarro. Intanto sarebbe stato individuato nel Kent, contea del sud Inghilterra, il paziente zero di questa variante britannica che ha intensificato l'emergenza in tutto il mondo. Da Genova la ASL 3, la prima azienda locale in Italia a utilizzare dalle prossime settimane i nuovi tamponi antigenici ultrarapidi in grado di individuare la positività al Covid in 3 minuti con un'affidabilità del 97-98%. Sono prodotti da una multinazionale coreana, sono sperimentati con successo all'ospedale San Martino proprio di Genova. La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato beni mobili e immobili per un valore di 1.200.000 euro all'ex assessore comunale nonché ex presidente di SP Sergio Contrini e a un 41enne di nazionalità brasiliana accusati di avere sottratto illecitamente denaro ad anziani che avrebbero dovuto assistere in virtù dei loro incarichi. Le previsioni del tempo per la vigilia di Natale, ancora a tempo coperto, possibili piovigini, foschi anche denso nebbie, temperature fra 6 e 9 gradi. Le previsioni locali a cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli le trovate aggiornate anche sul prontometeo.it, l'altro nostro sito di riferimento. Per tutte le altre informazioni e aggiornamenti, oltre alle pagine social, ci sono anche i siti pavia1tv.it e itinerarinews.it. Agenzia Creativamente Editore, informazione libera, verificata, gratuita, non allarmistica, da condividere senza restrizioni.